Tribune deserte qui al Pala Franzanti, ma domani sera si preannuncia una grande cornice di pubblico, perché qui dalle 21 andrà in scena una sfida molto attesa, molto importante, valida per la quinta giornata del campionato di basket di Serie B. La Beccheri Piacenza, dopo la bella vittoria di Vicenza ottenuta in extremis, sfida infatti Faenza, altra squadra dalle grandi ambizioni, con i ragazzi di Coach Coppetta che ovviamente cercheranno il nuovo successo per mantenere quantomeno la seconda posizione di graduatoria. Coach, soprattutto le coronarie sono a posto dopo il match, l'ultima sfida di Vicenza? Ma sì, le coronarie sono a posto, anche perché, come ho detto anche dopo la partita, nel quarto periodo ci siamo meritati, perché abbiamo fatto delle letture tecniche e tattiche migliori dell'avversario. Una vittoria di questo genere è una bella iniezione di fiducia in vista di questa partita di domani sera, che può dire già tanto in questo inizio di campionato. Sì, questa partita di domani sera è una partita veramente tosta. Faenza è una buona squadra, ha trazione perimetrale perché i loro esterni sono veramente bravi. Internamente l'esperienza di Silimbani ci può, insomma, la fisicità di Pagani possono crearci qualche problemino. Però la squadra ha dimostrato nelle ultime due prestazioni che anche in difficoltà sa raggrupparsi, sa mettersi insieme e soprattutto sa giocare per un obiettivo ben preciso, che è quello della vittoria della partita. Stanic, siamo alla vigilia di una gara molto importante, si avverte il clima un po' diverso rispetto alle altre partite? Sì, si avverte, siamo due buone squadre che si affrontano in un momento iniziale della stagione, però spero sia un bello spettacolo per tutti. E noi siamo concentrati per portare a casa la vittoria, che è molto importante per noi per restare alti in classifica. Soprattutto un match che arriva dopo una vittoria incredibile che ha dato tanto morale alla vostra squadra. Sì, credo che le ultime due vittorie nostre sono state un po' sofferte. E abbiamo alternato alti e bassi durante la partita, quindi ci sono cose da migliorare nell'arco della partita, sui 40 minuti, non avere questi cali di concentrazione soprattutto all'inizio, però abbiamo visto che poi con il passare dei minuti, arrivando a fine partita, la squadra ha avuto una marcia in più, e quindi da questo bisogna ripartire e affrontare questa partita, che è molto importante, con una ottima squadra che fa una pallacanestro molto, molto divertente, che corre e tira, quindi bisogna essere concentrati per 40 minuti.